Telefono con fanpage l'onorevole Rosa Russo Iervolino, già ministro della Repubblica, già sindaco di Napoli. Sergio Mattarella, eletto presidente della Repubblica. Lei ha avuto modo di lavorarci insieme, di conoscerlo bene nell'esperienza istituzionale. Ce ne fa un ritratto? Ma è vero, Sergio Mattarella è in realtà così come appare, perché è una persona semplice, schietta, gentile, rispettosa degli altri, anche se con una volontà di ferro. Quindi credo che abbia tutte le caratteristiche per essere un ottimo presidente, una persona che crede fino in fondo nei valori della Costituzione, prima di tutto nella legalità. Il fatto che gli abbiano ammazzato un fratello 35 anni fa, presidente della Regione Sicilia, se ce ne fosse bisogno una prova. Non sono mancate le polemiche per qualcuno. Mattarella rappresenta comunque una figura politica della Prima Repubblica. Ma senta, le devo dire che a me questo tipo di obiezioni fanno semplicemente venire da ridere, perché dividere, noi non siamo la Francia, dividere la Repubblica in prima, seconda, terza o quarta mi fa lo stesso effetto che dividere i miei nipoti fra prima elementare e seconda elementare. In permanenza di Costituzione la Repubblica è tutta una, e la Prima Repubblica, quella che chiamano la Prima Repubblica, che io chiamerei i primi anni della Repubblica, ha avuto indubbiamente anche delle cadute anche sul piano etico, penso anche all'interno del mio partito, però è stato il periodo nel quale l'Italia si è ricostruita, nel quale si è stipulato il patto atlantico, nel quale si è dato vita all'Europa e nel quale, come in tutti i periodi di governo dell'Italia e di altri paesi, ci sono state persone per bene e persone meno per bene, persone capaci e persone meno capaci, e che le persone capaci emergano non credo che sia altro che un bene per il paese. Ecco, dopo Giorgio Napolitano un nuovo meridionale al Quirinale, un segnale importante. Ma guardi, a dirle la verità, io sono molto felice per questo, non, per amor di Dio, non voglio contrapporre una logica del sud contro una logica del nord, però certo sono felice che ci sia a capo dello Stato una persona che conosce i problemi del sud, una persona che ha vissuto e che è stato eletto a Palermo, una grande città con una grande storia come Napoli, ma con una situazione economica ed occupazionale che ha bisogno di un'attenzione molto forte, e penso che Mattarella abbia anche l'esperienza e il prestigio per far capire all'Europa, ai ricchi paesi dell'Europa del Nord, che a un certo punto da soli, anche economicamente, del resto la Germania sta cominciando a sperimentarlo, non vanno da nessuna parte se non hanno a cuore anche lo sviluppo dei paesi del sud Europa e di tutto il bacino del Mediterraneo. Grazie onorevole Rosa Russo Iervolino, alla prossima. Grazie a voi e buon lavoro.